benvenuti ormai a questo appuntamento che chiamerei consueto dell'autoformazione qui a Occupy Venice, qui alla Campada di Venezia. Siamo, se non sbaglio, al quinto giorno di occupazione, al quarto, ormai ho perso il senso del tempo. Quinto giorno, quarta notte di occupazione, terzo incontro, il primo con Andrea Baranes sulla crisi finanziaria, quindi di argomento prettamente economico. Ieri con tre ospiti assolutamente graditi, Irene Gabri, Irene, Anastas e Michael Hart, abbiamo affrontato invece il tema di Occupy Wall Street. Lo ridiciamo perché ci sembra molto molto importante. Questa notte, proprio a Wall Street, a New York, la polizia ha sgomberato lo Zuccotti Park, già rinominato Liberty Plaza, che è il luogo da cui è partita l'idea di questa giornata mondiale di mobilitazione dell'11-11-11 che noi abbiamo accolto. È importante esprimere la nostra solidarietà attiva, l'abbiamo fatto in rete, l'abbiamo fatto adesso appendendo uno striscione in solidarietà proprio dal ponte di Rialto, che arrivi forte da parte di tutti un messaggio di solidarietà a questi occupanti. Passiamo ad oggi, abbiamo il piacere di avere qui con noi Wer Kai-shi, è un'occasione che ci è capitata veramente fortunata. Ringraziamo Pio, ringraziamo Lia e gli altri amici che hanno permesso che questo fosse possibile, di avere qui Wer Kai-shi. Allora, Wer Kai-shi è uno dei leader storici e riconosciuti della protesta di Piazza Tiananmen del 1989, dei mesi, di quei due mesi del 1989 che hanno cambiato la storia della Cina. E qui in Italia per un ciclo di interventi. Io ho proprio, come dire, il compito brevissimo di dargli una sorta di punto di partenza. La mia idea era questa, sicuramente di partire chiedendogli di raccontarci la sua esperienza di attivista nel 1989 a piazza Tiananmen. Tutti noi sicuramente sappiamo, abbiamo sentito il nome di questo luogo, nome mitico per la lotta per la democrazia, ma forse non tutti abbiamo ben presente che cosa è successo in quei mesi importantissimi. E poi un altro spunto, uno spunto che riguarda più, diciamo, la Cina contemporanea. C'è da dire che Wer Kai-shi, dopo Piazza Tiananmen, è stato, come dire, ricercato dalle autorità cinesi, ancora oggi figura nella lista dei criminali più ricercati dalle autorità cinesi. Da allora non riesce più a rientrare in patria e vive in esilio a Taiwan. Non ha mai smesso di coltivare, come dire, il sogno di una Cina più democratica e più giusta. Quindi siamo felicissimi, per noi assolutamente significativo averlo qui oggi. Allora, alcuni spunti ce li danno un recente incontro che abbiamo organizzato al Sale proprio su questi aspetti della Cina contemporanea. Sono punti su cui chiederemo a Wer di intervenire. Noi abbiamo individuato alcuni paradossi della Cina di oggi che ci paiono particolarmente, come dire, interessanti come nodi. Il paradosso principale ovviamente è quello del paese con il Partito Comunista al potere più grande del mondo e allo stesso tempo l'aggressività neoliberista e le politiche neoliberiste più sviluppate. Un paese dove i diritti dei lavoratori sono praticamente sconosciuti. Abbiamo visto le condizioni assolutamente deprecabili in cui sono costretti a vivere e lavorare, per esempio, gli operai della Foxconn in Cina, che è una fabbrica manufatturiera, quella per esempio dove si fanno gli iPad, dove si fabbrica per la Apple. Un paese che è stato definito, altro paradosso, la fabbrica del mondo, perché appunto il livello di produzione manufatturiera è altissimo, ma è allo stesso tempo un paese dove si produce high tech, un paese che investe sulle energie green e, ancora qui altro paradosso, un paese in cui l'utilizzo del carbone, se continua come risorsa energetica, se continua con questo ritmo, probabilmente entro pochi anni metterà davvero in crisi tutto il sistema ambientale ecologico mondiale. Questi sono alcuni nodi da cui io chiedo a Wer di partire, poi naturalmente spero che si tramuti in una conversazione libera, aperta, come sono state le altre cose. Traduco, naturalmente parlo in inglese, quindi tradurrò. So thank you very much, Wer, for being here. You have been